Signori, buonasera, benvenuti, benvenuti a questa diretta di questa sera, benvenuti, benvenuti, come state? Fatemi sapere come state in questo periodo, dai, datemi qualche commento, dai. Fatemi sapere come state. Allora, bene, bene, bene. Vedo che è una bella platea che è partita già forte questa sera, eh? Bene, bene, bene. Allora, questa sera, signore e signori, bene, bene, state bene. Adrenalinici mi scrivono. Bene, bene. Allora, come state? Bene, bene. Allora, tutti bene. Rendite passive. Cosa sono? Come crearle? Come abbiamo creato delle rendite passive? Come creare delle rendite passive fino ad arrivare a un limite del 100% di rendite passive? Che cosa abbiamo creato noi? Come le abbiamo create? E quale consiglio vogliamo darvi voi oggi per andare a creare anche voi delle rendite pian piano da trasformare in rendite passive? Quindi come si crea tutto il processo di rendita fino poi alla creazione? E questa sera ne parliamo con un partner straordinario che lo vediamo poco, ma quando lo vediamo lascia sempre il segno. Vi ricorderete le nostre le 10 migliori azioni, vi ricordate i grandi successi che abbiamo fatto insieme in questo canale, che appunto Mauro ben fatto, che sappiamo lavora con noi per quanto riguarda la parte finanziaria, la parte dell'investimento. Abbiamo dei grandi progetti insieme, un connubio che è iniziato nel 2015. Viene portato avanti, abbiamo fatto diverse master school dove abbiamo insegnato le persone a creare delle rendite finanziarie nel corso del tempo. Stiamo creando insieme un fondo di investimento che partirà a brevissimo ci sentirete parlare di questo, una IPO, una qualcosa di straordinario che sarà veramente il progetto dell'anno. E quindi molto molto bene. Mi chiedono dove sei, sono in un albergo perché domani terrò uno speech o un convegno, mi trovo a Bologna, quindi sono in un albergo, però c'è un albergo di un bel livello, dai, si sta bene. Bene, allora, io faccio subito entrare il nostro grande ospite, che tanti di voi ormai conoscono, è ormai un ospite di casa qua nella nostra parte, ma un ospite più che un ospite ormai fa parte della famiglia MIPAI, che è Mauro Benfatto, eccolo qua. Buonasera, Ciao Mauro. Max, buonasera, Buonasera. buonasera a Con Mauro ci tutti, vediamo tutte le ciao. settimane, le persone che insieme a noi fanno la scuola di mercati finanziari, una scuola che dura praticamente 8 mesi, ci vediamo tutti martedì pomeriggio, oltre ad aver fatto la scuola insieme, per cui insomma ci vediamo, facciamo delle operazioni e quant'altro, quindi veramente molto molto bello. Bene, bene, vedo che siete tantissimi questa sera, buonasera a tutti. Mauro, allora questa sera il tema è caldo, eh? Tra l'altro abbiamo dato anche la possibilità a una serie di persone di seguire dei programmi, un programma in abbonamento che aiuta a creare delle rendite passive piano piano, si iniziano a fare delle operazioni e si passa da un passivo medio a un passivo quasi totale, ok? Ma partiamo da quello che è. Quindi, intanto andiamo a vedere, ma rendita passiva, perché qualcuno potrebbe dire: ma che roba è la rendita passiva? Ok? Noi in questa community vogliamo portare veramente il massimo della cognizione, il massimo della conoscenza. Intanto, una rendita passiva non è altro che un qualcosa che entra nelle tue tasche senza sostanzialmente che tu debba fare un grande lavoro. Semmai entra per un lavoro che hai fatto in passato o per una struttura che hai creato. E adesso non devi più fare molto. In alcuni casi ci sono delle rendite passive che sono passive totali, alcune che sono rendite passive al 50%, dipende come è stato strutturato. Una rendita passiva, ad esempio, la pensione. Io ho lavorato una vita intera, ho accumulato dei soldi e mi danno quel che mi danno, però l'ho finanziata, ok? Un'altra rendita passiva possono essere gli affitti degli immobili, stiamo facendo un esempio, ok? Qua non è totalmente passiva, perché comunque devo fare delle ristrutturazioni, devo seguire, eccetera, eccetera. Quindi questa è una rendita passiva. Quindi sono rendite che sostanzialmente ti possono permettere di sganciarti gradualmente dal tuo lavoro. Ok? Quindi partiamo da questo presupposto. Allora, Mauro, andiamo insieme a valutare un attimino. Dopo, restate con noi perché vi diremo che cosa abbiamo fatto noi. Ok?
Quindi vi diremo che cosa abbiamo fatto noi e soprattutto dei consigli pratici di cosa potete fare voi, come crearvi pian piano delle rendite passive, da dove partire anche se si parte da zero. Allora, alcune fonti, diciamo la fonte dell'italiano per eccellenza è la fonte degli immobili, giusto Mauro? Cioè, sì. È storica, è storica questa cosa qua, è una fonte storica dove... diciamo che l'italiano ce l'ha nel DNA, l'immobile, perché l'immobile o il terreno sono le prime forme, i primi approcci di rendita passiva che si hanno. Infatti probabilmente adesso è più legato magari a un qualcosa imprenditoriale. Sì. Si è bloccato, non so se sono io. Probabilmente molti anni fa, io ricordo già ai tempi di mio padre, quando era più giovane, c'erano delle persone che le trovavi al bar, no? In alcuni locali, che erano con una stretta di mano si comprava una casa, per dire, un terreno. C'erano persone che, dove vedevano delle opportunità a basso prezzo, acquistavano. E ancora oggi si trovano appunto tanti immobili che sono di un'unica famiglia o di una piccola ristretta cerchia di persone. Quindi è un qualcosa che tramandiamo di generazione in generazione, e adesso con questi sali scendi che ci sono appunto legati all'andamento del mercato immobiliare, spesso e volentieri si possono trovare occasioni. Però come dicevi tu prima, sono delle occasioni, però c'è da lavorare. C'è da lavorarci, sì. Oggi tra l'altro il mercato immobiliare, abbiamo fatto la serata oltre il mattone, abbiamo fatto, insomma, ultimamente abbiamo parlato, ecco, io e Mauro vi abbiamo parlato degli immobili perché sappiamo che è la moda degli italiani. Noi non siamo contro gli immobili, assolutamente, però io e Mauro andiamo molto di più sull'aspetto finanziario. Non perché gli immobili non siano buoni, in questo periodo gli immobili sono molto inflazionati, si trovano pochissime opportunità, cani e porci stanno facendo corsi su come fare soldi con l'immobiliare, quindi tutti, anche quelli che non sanno niente, si buttano sul mercato immobiliare pensando che sia la nuova fronte alla nuova America. Veramente stanno buttando cani e porci, e quindi inevitabilmente il mercato immobiliare, più c'è richiesta, più alzano i prezzi, più, ecco, siamo in un contesto sicuramente un po', ci sono sempre delle opportunità ma sempre di meno, e c'è da lavorarci veramente tanto con dei costi molto alti. Ecco, comunque l'immobiliare è una fonte passiva. Sai Max, l'unica cosa che ho visto, più che altro che l'ho visto fare ad alcuni conoscenti diretti, ad alcuni amici, la persona che ha la possibilità, che ha una casa medio grande, non grandissima, ma medio grande, e magari ha quella stanza in più perché sono andati via i figli, perché ho notato che con ad esempio l'avvento di Airbnb, queste piattaforme, questi sistemi, no, per poter mettere in, non tanto in vendita, ma poter affittare una camera, affittare anche solo una stanza, sì, hanno iniziato a prendere piede, e con una minima spesa, perché alla fine la casa è già di proprietà, non devi farci niente, ma con una minima spesa magari si può già trovare una soluzione senza dover fare lavori, senza dover fare, certo, cose particolari. Hanno riadeguato qualcosa, sì, 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 sì. Esatto, quindi contenendo le spese, ecco, questa diciamo è una forma che ho visto più di qualcuno ha iniziato a fare. Logico, certo, che anche in questo caso ci sono anche qui degli aspetti negativi, perché comunque hai delle persone che vengono in casa, devi starci dietro, e il prezzo e la stagionalità e poi pulizie e quant'altro. Quindi è vero, da un lato è una rendita passiva, però comunque rimane sempre un impegno, anche perché c'è la persona che ti arriva non all'orario che è indicato, ma ti arriva magari a mezzanotte. Quindi in alcuni casi la rendita passiva, come sotto questi aspetti, può diventare un po' un pensiero e uno stress. Certo, sì, sì. Questo per le rendite, certo, per queste tipologie di rendite. Adesso noi facciamo una piccola carrellatina di quelle che sono le rendite, ma vogliamo poi darvi degli aspetti concreti, pratici, per riuscire poi a crearle.
Ci sono poi i dividendi, vabbè, io te Mauro, i dividendi, cioè, sappiamo molto bene che cosa sono, quindi i dividendi delle aziende, quindi compri un'azienda, una quota, in questi giorni io una delle aziende che seguo moltissimo, ad esempio Terna, azienda italiana, che lavora nel campo dell'energia, dei servizi per l'energia, è un'azienda che è andata molto molto bene, ha una media molto alta, sia di crescita del prezzo, con un 6% all'anno di dividendo, quindi ad esempio un'azienda dove qua sono rendite sostanzialmente totalmente passive, ok? Quindi acquisti una quota, l'azienda ti paga, ok? Oltre che darti un aumento di quello che è il suo valore sul mercato nel corso del tempo. Ok, ci sono poi prodotti editoriali molto importanti, è una rendita passiva. Io ho i miei libri, sono una rendita passiva, io li ho fatti una volta sola e sostanzialmente vanno, quindi avere anche dei prodotti editoriali, ad esempio abbiamo una società di formazione, di assistenza per le persone che utilizzano i nostri prodotti, i nostri portafogli e quant'altro, ad esempio io prendo delle royalty perché io ho ideato, insieme a Mauro, con Mauro abbiamo ideato la Master School ad esempio, prendiamo delle royalty per il fatto che vengono utilizzati i nostri programmi, ok? C'è un'azienda che utilizza i programmi creati da noi, semmai creati, la Master School l'abbiamo creata nel 2015, abbiamo un po' aggiornata, però i programmi sono nostri, quindi noi prendiamo royalty e utili da un lavoro pregresso. Potremmo anche un giorno, adesso è un'azienda dove ci siamo noi dentro, però un giorno potremmo, io e Mauro, cedere tranquillamente i diritti dei nostri programmi, dei nostri prodotti a un'altra azienda, l'azienda li vende e noi non facciamo più niente sostanzialmente, prendiamo un utile da dei programmi che abbiamo ideato, programmi editoriali, software, libri, programmi multimediali, ok, come può essere un corso in video o quant'altro, ok, queste sono altre forme di rendite passive, parti digitali e ricordiamo una rendita passiva molto importante, quelle che sono o le affiliazioni, non le affiliazioni, quelle che fa il prodottino online che vendono tutti, vengono i guru su web, lasciamo perdere, ok? Ma dico le affiliazioni e le collaborazioni di networking, quando tu vedi un bel programma, come ad esempio noi tra un po' lasceremo il fondo, contattateci, chissà che potete fare qualcosa insieme a noi all'interno del fondo, perché le persone che hanno un networking, hanno una rete a disposizione, vogliono avere una collaborazione, possono sfruttare questo per fare in modo di portare delle persone all'interno di un progetto grande e essere sostanzialmente dei collaboratori che utilizzano il loro networking, la loro capacità di rete, la loro capacità di affiliarsi in un programma importante. Questa è un'altra rendita sostanzialmente passiva, dove tu non devi creare un'azienda, creare una struttura, pagare i dipendenti e quant'altro, ma hai una struttura totalmente passiva. Questa è una cosa per cercare di stimolare la fantasia delle persone, per coloro che vogliono un po' guadagnare, per coloro che vogliono creare veramente delle rendite passive. Allora, adesso, Max, intervengo a gamba tesa su questo argomento perché hai lanciato proprio un aspetto molto importante. Molto spesso io ne sono la prova perché sei stato diciamo un pioniere di questa cosa, devo dire, e da quando ci conosciamo sotto questo aspetto di creare diciamo sia una rete con persone magari che si conoscono, oppure rivalutare aspetti del proprio carattere, aspetti anche della propria cultura personale, che magari sono lì, non ce ne rendiamo neanche conto, ma che abbiamo. Io, ad esempio, Max mi conosce insomma da tanti anni, anche da prima che abbiamo iniziato a fare questa collaborazione appunto con la Master School dei Mercati Finanziari. Io per molti anni ho insegnato scuola guida, ok? Ero insegnante, istruttore di scuola guida e era una cosa solamente mirata al fatto di insegnare, quindi era un lavoro, non era una rendita passiva, tot ore, tot mi veniva pagato. Grazie a Max, con queste intuizioni, con questi accorgimenti, le royalty, questa mia conoscenza, cioè il fatto di avere delle nozioni avanzate del codice della strada, di saperle spiegare, di saperle tradurre in qualcosa di pratico, le ho trasformate in un prodotto digitale,
Quindi ho trasformato queste conoscenze, quello che facevo, in un prodotto digitale. Ora, questo prodotto digitale l'ho ceduto ad alcune scuole guide e alcune aziende che fanno formazione aziendale per i propri autisti, per il personale interno. Quindi questa per me, nel corso dopo 15 anni, si è trasformata in una rendita passiva. Cioè ho trasformato quello che facevo nelle serate, nei pomeriggi, che a un certo punto mi ero anche stancato perché è logorante come lavoro. È un lavoro, non è più passivo. Esatto, è un lavoro, l'ho trasformato, ho fatto, è vero, c'è stato un impegno nel registrare qualche ora di lezione, ma questa viene praticamente ripresa ciclicamente, viene venduta, viene utilizzata e ogni volta che viene utilizzata io ho un'entrata. Vi dico questo perché ognuno di voi ha delle competenze, ognuno di voi ha delle conoscenze, ha dei contatti e ha delle persone che frequenta quotidianamente al bar, al lavoro o per altre cose. Venire a conoscenza di queste cose e sapere anche quello che noi stiamo facendo, stiamo sviluppando, non può rimanere una cosa personale. Cioè non è che me la tengo con me e non ne parlo a nessuno. È il momento per capirla, comprenderla e valutare se è una cosa che può creare una sorta di rendita passiva per se stessi, quindi cercando di allargare la cerchia e coinvolgere altre persone. Tutti abbiamo l'abilità di fare questo, basta solo mettersi in gioco e utilizzare ovviamente le forme giuste per mettersi in gioco. Quindi certo, noi siamo la prova vivente che siamo riusciti a trasformare quello che era un lavoro che ci portava via tempo, ci portava via, ci impegnava anche molto a livello anche di aggiornamento, l'abbiamo trasformato in un qualcosa che lavora da solo, lavora in automatico. Ed è un trick, è un qualcosa che tutti dovrebbero pensare. Certo. Bravo Mauro, molto 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 importante. Allora, noi siamo qua per cercare di stimolare le persone, di far vedere quello che abbiamo creato noi e stimolare le persone a crearlo. Vi diamo una piccola anticipazione, visto che adesso hai lanciato, sei entrato a gamba tesa e io adesso ti tiro la falciata a questo punto. E tu hai messo la gamba, ok. Nel fondo di investimento che lanceremo tra poco, quindi preparatevi che sarà un'IPO veramente importantissima, con Mauro che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso anni e anni di esperienza e abbiamo, ecco, ve lo dico per far capire anche un attimino come funziona il meccanismo, di cosa abbiamo pensato, il meccanismo che c'è dietro a un'idea che poi vogliamo trasformare in un patrimonio, una rendita, e poi trasformare in rendita sempre più passiva. Abbiamo preso i programmi di investimento che utilizziamo da anni, quindi programmi di screening delle aziende, i metodi di quando è il momento di entrare, quando è il momento di uscire, eccetera eccetera, che tanti di voi seguono da tanti anni. Chi è nuovo, sapete, noi abbiamo dei metodi personali nostri, abbiamo dei metodi che utilizziamo solo noi, i metodi One Time Week li abbiamo registrati come marchio, ok? E cosa abbiamo fatto? Abbiamo veramente automatizzato questi metodi e il fondo di investimento che lanceremo creerà delle applicazioni che aiuteranno gli investitori a fare screening di aziende, a fare uno screening di aziende per avere la facilità di capire le aziende migliori, quando è il momento di entrare, quando è il momento di uscire, attraverso la sintetizzazione di questi metodi. Ok, questa è una cosa bellissima perché il fondo avrà il diritto di vendita, quindi le persone non solo guadagneranno dagli utili che il fondo di investimento crea fuori, ma guadagneranno anche dalla vendita di questi programmi che mettiamo a disposizione. Quindi il fondo sarà proprietario dei programmi e li venderà. Voi dite, benissimo, qualcuno poi ce lo chiederà, ma Max e Mauro, cosa ci guadagnano? Ci guadagnano che i programmi sono nostri. Cioè, noi abbiamo, sostanzialmente siamo gli autori di un programma che concediamo a un fondo. Il fondo lo creiamo noi, ma dopo noi possiamo sganciarci, perché noi creiamo una, praticamente... Noi siamo autori, abbiamo dei diritti di autore su quelli che sono i programmi che mettiamo a disposizione di un fondo, di un'azienda, e sono sostanzialmente rendite passive che prendiamo nel corso del tempo. Più persone lo compreranno, più persone utilizzeranno questi programmi, queste applicazioni,
e più ci sarà la possibilità di ottenere delle rendite. Ok, quindi le persone che stanno all'interno del fondo di investimento prenderanno le rendite dalla vendita di questi programmi, prenderanno i dividendi, ci sarà lo sgravio fiscale del 30% riconosciuto dallo Stato, e Max e Mauro dietro avranno dei diritti d'autore, ok? Dei diritti d'autore, perché sono gli ideatori di questi programmi di investimento che il fondo venderà e non solo, utilizzerà per fare degli investimenti all'interno del fondo, ok? Quindi, ecco, per farvi capire un attimino come si può andare ad automatizzare delle competenze che sono venute fuori per caso. Adesso ve le raccontiamo. Io, le mie, sono venute fuori per caso. Io dal 97 ho iniziato a fare investimenti, li volevo fare per me, volevo imparare a farli, sono andato, andavo a vedere il Trading Forum, dove poi ho scoperto che era andato anche Mauro, ma noi non ci conoscevamo, e andavo a vedere tutti i corsi delle banche, questa roba qua, facevano i corsi gratuiti del tempo del 2000, lo scoppio del trading online, ok? Facevo per me, volevo imparare per me, dopo anni e anni ho rispolverato queste competenze e ho capito che sono competenze importanti di cui il mercato ha bisogno anche di dare servizi alle persone, di automatizzare questi servizi per le persone e quindi, bene, il mercato ne ha bisogno, noi glielo mettiamo a disposizione. Giusto, Mauro? È vero, benissimo, benissimo, perché alla fine tutti abbiamo delle competenze, chi più chi meno, e sui vari settori, e sicuramente dall'altra parte dello schermo ci saranno delle persone come voi che avranno delle competenze in altri settori, e magari l'aspetto finanziario è un qualcosa che è sempre stato un tabù e che è sempre stato magari delegato ad istituzioni come le banche, come le assicurazioni, come è normale che sia, perché alla fine diciamo è l'impostazione della nostra vita che è questa qui. Noi abbiamo fatto solo, se vogliamo andare a vedere delle differenze, abbiamo solo cercato di essere più curiosi, possiamo dire così, e sì, abbiamo alimentato di volta in volta questa curiosità. Io personalmente ho iniziato più o meno con il nuovo millennio, quindi nei primi anni 2000, ma proprio al culmine, alla fine di quelli che sono stati gli eventi collegati alle Torri Gemelle, che hanno un pochino, è stato il primo crollo, diciamo, avevo un'età, avevo più o meno 20 anni, avevo 20-21 anni, e quindi è stato il primo evento che ho toccato con mano dove ci sono stati dei riscontri negativi nei mercati finanziari, e siccome stavo muovendo i primi passi mi sono scottato le mani e ho cercato di aumentare quello che era la mia conoscenza per cercare di avere più informazioni possibili. E il fatto di avere più informazioni possibili mi ha portato di volta in volta ad aggiornarmi, a seguire quelli che erano i trend di mercato, quindi la nascita dei CFD, gli ETF che sono stati introdotti in Italia, e poi sempre di più con da ultimo anche le criptovalute, insomma queste nuove forme di investimento. E il fatto di aver sempre lavorato da autodidatta, perché alla fine ho sempre lavorato da autodidatta, mi ha permesso di, diciamo, praticare quello che ho sempre, diciamo, toccato con mano. Vedevo delle cose, le provavo, non mi piacevano, mi buttavo su altre cose. E questo mi ha permesso di consolidare alcuni aspetti molto importanti, come l'utilizzo di strumenti come CFD, ETF, questi titoli qui. Ma una cosa molto importante, io sono partito diversamente da Max, che è più, diciamo, è sempre stato orientato sulla parte azionaria. Il mio campo di gioco, chiamiamolo così, è sempre stato il grafico e le valute, e quindi ho lavorato molto su questo aspetto. Ora, da qualche anno a questa parte, anch'io ho capito che queste conoscenze sono molto utili e sono state utili per me, e lo saranno sempre di più in futuro, ma sono molto utili per le persone che hanno bisogno di aumentare il loro grado di conoscenza e magari non si fidano o non trovano chi è in grado di dare queste informazioni. Bene. E guarda, giusto appunto, veniamo al succo della serata. Veniamo al succo della serata. Come iniziare? Dai. Diamo, insieme a Mauro abbiamo preparato un programmino velocissimo, abbiamo gli ultimi minuti di diretta e vogliamo darvi alcuni consigli per iniziare, poi vi diciamo
un attimino le strutture, abbiamo cercato di aprirvi un po' la mente in queste cose, come l'abbiamo aperta noi, quindi aprirvi un po' la mente di come poter strutturare. Adesso vi diciamo proprio alcuni punti, 3-4 punti per creare delle rendite passive che sono molto importanti, e poi vi diremo anche quello che abbiamo messo un po' a disposizione delle persone per fare proprio i primi passi. Allora, la rendita passiva, allora, la prima parte, il primo concetto, ok? Il primo concetto che vogliamo passarvi è avere sempre in mente un concetto di leva finanziaria, ok? Concetto di leva finanziaria. La leva finanziaria è un qualcosa che ti può portare a fare dei programmi, degli investimenti o degli affari che semmai tu non potresti fare da solo, ma crei una leva finanziaria, ok? La leva finanziaria, chi fa i mercati finanziari sa che può utilizzare la leva finanziaria dei mercati finanziari, ma che cos'è la leva? Non è altro che dei soldi prestati dalla banca per fare degli investimenti. La leva finanziaria, prima parlavamo di immobili, semplicemente io non ho i soldi, non ho 300.000 euro per un immobile, ne ho soltanto 50.000, il resto me li presta la banca. Io semmai faccio un affare di compravendita, compro a 300.000 un immobile, lo rivendo a 420, ho fatto 100.000 euro mettendone 50, perché il resto mi sono stati prestati dalla banca, ok? Poi all'ordo, eccetera, eccetera, spese e quant'altro, però per farvi l'idea del concetto di come poter utilizzare una leva. Quando create, quando avete in mente un qualcosa, se mai partite con poco, pensate come poter sfruttare la leva finanziaria, una leva finanziaria, di come fare quello scalino che ti porta, proprio pensate al come, ok? Non dire, io voglio aprire un albergo, no, ma è impossibile un albergo, no, aspetta, come faccio ad aprire un albergo? Ok, cosa mi servirebbe per raggiungere una capitalizzazione? Mi servirebbero delle altre persone che insieme a me lo fanno? Mi servirebbe una struttura di un certo tipo? Mi servirebbero dei finanziamenti dal comune? Mi servirebbe questo? Mi servirebbe quell'altro? Ecco, come andare a creare un concetto di leva finanziaria che ti può permettere di fare degli affari che tu non riusciresti a fare, ma degli affari che mettendo poco ti possono portare a fare tanto, ok? Molto importante, questo è il primo concetto. La leva, come la vedi, Mauro? Hai qualcosa da aggiungere su questo? Guarda, ci sono due modi, secondo me, Max, per far capire molto bene ai nostri amici come funziona la leva finanziaria, perché uno su tutti, il mago della leva finanziaria sicuramente è lo Stato. Lo Stato, quando ha bisogno di quantità di soldi per fare determinate cose, cosa fa? Emette i BTP, emette i BTP nel mercato e quindi lancia questa forma di finanziamento e piccoli risparmiatori, quindi tante persone mettono poco e riesce a incamerare tanto. Quindi una forma di leva finanziaria, se vogliamo proprio fare un esempio pratico, la mette proprio in pratica lo Stato sempre, quotidianamente, tutto l'anno e tutti gli anni. Quindi noi non dobbiamo fare altro che pensare in grande, come appunto fa lo Stato, e cercare di avere una mentalità, un modo di concepire queste cose più aperto. Non dobbiamo pensare a un obiettivo irraggiungibile perché non abbiamo, non abbiamo soldi o non abbiamo la possibilità, la capacità di raggiungerlo. Dobbiamo cercare già di costruire dentro la nostra testa quello che è, quelli che sono gli scalini per arrivare in alto, per arrivare a raggiungere quell'obiettivo. E la leva finanziaria sicuramente ci può tornare in grosso aiuto. Certo, bene. Allora, la seconda cosa che vogliamo dirvi, il secondo punto importante, tanto c'è Alessio qua che ci ha chiesto come si fa ad entrare sul fondo. Il fondo, tra poco ci sarà l'IPO, ok? Quindi ne sentirete parlare, ve lo metteremo. Sarà una delle operazioni veramente più importanti in Italia, soprattutto per quello che può portare, se ci conoscete sappiamo i risultati che abbiamo da tanti anni,
e qui si parla non solo di risultati, ma si parla di sgravio fiscale, quindi hai anche il ritorno dello Stato, hai anche le quote che salgono, insomma sarà veramente una cosa molto molto grande, ne sentirete parlare a breve comunque sia. La seconda parte di cui parliamo per raggiungere le rendite passive è sicuramente quello che abbiamo presentato ultimamente, il concetto di golden balance, ok? Il bilanciamento. La golden balance prevede due punti, ok? Nella vita hai o il lavoro o il capitale, ok? Abbiamo queste due situazioni. Allora, se tu hai pochi soldi, devi concentrarti sulla parte lavorativa, cioè devi cercare fonti di reddito o affari che ti portano, come con la leva finanziaria, che ti portano più soldi per fare in modo di avere più soldi per fare affari sempre più grandi, perché il patrimonio non è altro che un patrimonio capitale che poi si può trasformare in rendita, ma se tu hai poco, l'unica cosa che puoi fare è fare lavoro, affari. Quindi se tu hai pochi soldi devi concentrarti sul lavoro. Se tu hai dei capitali, allora fermo lì, devi concentrarti sul capitale, ok? Gradualmente più capitale crei, più devi concentrarti e devi spostarti sul capitale. Ricordatevi sempre questo concetto, le persone fanno l'esatto contrario. Quelli che non hanno il becco di un quattrino, che hanno 5.000 euro scannate alle poste, vengono a noi e ho comprato la nuova società, bellissima, nel Burundi e ti pagano dall'Indocina. E che roba è? 5% al giorno, una cosa, benissimo, perdono tutto, ok? Si concentrano sul capitale. Quelli che hanno i capitali e gli utili, come gli imprenditori, che cosa fanno? Il contrario, si concentrano sul lavoro, ok? Hanno tanti utili, tanti capitali, si concentrano sul lavoro, nuovi prodotti, nuovi servizi, andamento dei fatturati, speriamo che il mese vada bene, il mese va male, eccetera, eccetera. È l'esatto contrario. Pochi soldi, ti concentri sul lavoro per creare la patrimonializzazione, quando arriva il capitale, ti sposti sul lato capitale. Faccio l'esempio, ultimamente abbiamo fatto l'analisi dell'azienda Campari. Campari era un'azienda che è stata creata con un bar a Piazza del Duomo a Milano, che aveva fatto un prodotto, uno, ha fatto il Campari e basta, ok? Che comunque è andato molto bene, ha cominciato a vendere un po' in tutta Italia, ma era un'aziendina, niente, ok? Poi che cosa ha fatto? Con gli utili ha iniziato a movimentare e ha lavorato esclusivamente di capitale fino a diventare l'azienda più grande in Italia a livello di beverage, cioè un colosso internazionale, multinazionale internazionale, e ha preso Grand Marnier, Cynar, Amaro Averna, Asti Cinzano, Crodino è andato in mezzo alle montagne a comprare la bevanda di 4 pecorai nelle montagne, ok? Con tè Lipton, Oran Soda, Lemon Soda, sempre tutta questa cosa qua, lavorando di capitale, ok? Perché ha capito che gli utili vanno creati in capitale. Quindi è una società di partecipazioni che prende utili passivi ogni anno, è diventata una multinazionale, multi bevande, e ne ha fatta una sola. Ok? Questa è una scuola di far capire come si parte dal lato lavoro, si crea una capitalizzazione, il capitale invece di comprare, abbiamo detto tante volte, no? Giusto, ma la casa, la macchina, no, prendiamo questo capitale e facciamo degli affari che portano facciamo lavorare questo capitale. Noi diciamo sempre, finché non farai lavorare il tuo denaro, sarai tu a dover lavorare per lui e a caro prezzo. Sapete cosa significa lavorare per il denaro tutta la vita? Mauro prima ha detto, insomma, giusto, lì tutta la vita, insomma, non è facile. Golden balance, spostiamoci, ok? Mentalizziamo questa cosa. Gli affari, abbiamo parlato di affari, ok. Quando iniziamo ad avere una capitalizzazione anche piccola, iniziamo anche con le piccole cose a fare degli affari interessanti e utilizzare la leva per fare degli affari, ok?
per fare delle compravendite interessanti, che possono essere sui mercati finanziari, possono essere su determinati altri lati, possono essere in determinati contesti. Quindi si possono fare degli affari di un certo tipo quando iniziamo a movimentare il capitale. Quindi creiamo un capitale, creiamo lavoro, più creiamo capitale, più ci spostiamo gradualmente sul lato capitale, più andiamo a creare degli affari, più questi affari diventano gradualmente più passivi, ok? Diventano passivi, diventano partecipazioni passive. I grandi, Berlusconi, prima di morire, guadagnava di più in maniera passiva dalle quote di partecipazione che non dall'azienda operativa. Le aziende operative le poteva anche chiudere. Ma perché? Perché ha spostato i suoi, gradualmente, le sue entrate dal lavoro, le ha spostate sul lato capitale, le ha trasformate in rendite passive, in questo caso in dividendi, in partecipazioni, come ho fatto prima l'esempio di Terna. Terna, ho detto, dai, il dividendo più l'aumento della quota. Ecco, ha fatto una cosa del genere e si è mosso. A questo punto poteva tranquillamente campare soltanto di quello. Ok, si arriva a fare questo. Quindi queste sono delle strutture mentali da mettere in atto. Ecco, Mauro, a livello di consiglio, cosa vogliamo consigliare? Partendo da queste basi che abbiamo dato per creare delle rendite passive, anche in base alla tua esperienza, a quello che sostanzialmente poi facciamo noi. Ecco, esatto, sì, sì. Ma guarda, Max, a livello di esperienza, sicuramente partire già, iniziare già a muovere i primi passi e toccare con mano queste cose è un aspetto fondamentale. Conoscere poi come si fa, conoscere come operiamo noi e quindi entrare in contatto con noi è una cosa che deve andare avanti pari passo. Quindi posso avere un approccio pratico guardando innanzitutto queste cose che abbiamo detto, se sono vere, perché una cosa che mi è sempre stata detta fin da quando andavo a scuola: non fidatevi di quello che vi viene detto, ma controllate se sono vere. Quindi controllo Campari, vedo come è strutturata, controllo la famiglia Berlusconi, come è strutturata, ma ce ne sono anche altre, perché se noi vogliamo prendere in ballo anche Warren Buffett, ad esempio, che è uno dei più grandi investitori viventi, ok, sulla storia, della storia, diciamo che la struttura è simile, è questa, quella che hai appena detto. Quindi troviamo conforto di queste informazioni e poi iniziamo a muovere i primi step. Sicuramente non sarà facile, perché posso pensare a una persona, diciamo, normale, che lavora, che ha i suoi impegni e quindi non è in grado di dire ma ho tanto capitale oppure mi dedico tutto al lavoro. Potremmo trovarci a metà strada, quindi avere capitale e essere anche impegnati nel lavoro. Com'è che possiamo fare per unire queste due cose? C'è, a mio avviso, anche un'altra leva che non è finanziaria, ma è una leva di contatti, una leva di, possiamo definirlo, network. Se noi rimaniamo chiusi in noi stessi e queste cose non le approfondiamo e non coinvolgiamo anche altre persone, rimarremo fermi lì e magari muovendo i primi passi rischieremo di o rimanere delusi oppure di non vedere, diciamo, un percorso chiaro, non vedere la luce in fondo al tunnel. Quindi cercare di coinvolgere altre persone e magari mettere in contatto proprio queste persone, persone che hanno i capitali con persone che magari hanno delle capacità. E tante volte unire le tre forme di persone, e magari potremmo essere proprio noi a farlo, potrebbe essere la carta vincente e trasformarci via via in persone che fanno da trade union tra vari soggetti, e quindi trasformarci lentamente in persone che hanno capitale, perché facendo queste cose poi hai sicuramente delle risorse effettive monetarie da questo tipo di lavoro che viene fatto, e quindi trasformarci in persone che hanno capitali e poi muoversi in prima persona, entrare in forme, strutture aziendali, soprattutto mentali, come quelle che hai appena descritto. Quindi è un processo che deve essere iniziato, prima capito, verificato e poi cercare di coinvolgere anche altre persone per andare avanti. Certo. È vero, è vero. Altre persone, ecco, possibilmente che hanno le tue stesse visioni, quindi hanno la tua stessa visione, la tua stessa voglia
la capacità, la voglia di esternare quello che hanno voglia di fare, ok? Quindi persone che hanno voglia di fare, di cui hai un connubio, che possono essere dei collaboratori per un tuo progetto. O e per l'esempio siamo noi, Max, perché se io nel 2015 non venivo all'evento che hai fatto, io le mie conoscenze le tenevo per me, rimanevano lì e facevo quelle due cose che ero in grado di fare, per carità, avevo le mie soddisfazioni, però non riuscivo ad allargare la mia cerchia, sia di conoscenze, ma soprattutto anche di aumentare quello che è anche l'autostima su quello che stavo facendo. E poi, insomma, alcune cose non sarebbero nate, come la Master School e tutte queste cose, ma perché? Perché ci siamo visti, abbiamo capito che erano aspetti che potevamo portare avanti insieme e abbiamo fatto crescere questa cosa. Ed è la stessa identica cosa che accade quotidianamente con imprenditori e con soggetti che non sono imprenditori, ma che sono persone normali, che lavorano, che sono magari dei dipendenti, che non parlano. Non parlano, ognuno va via per la sua strada, chi ha la sua azienda va avanti, come hai detto tu, e fa 20 ore al giorno, il dipendente quando ha finito di fare il suo lavoro chiude e sa che deve arrivare a fine mese cercando di far quadrare i conti. Se questi due soggetti non parlano e ognuno va per la sua strada, è logico che non avremo mai una golden balance, come hai definito tu, quindi persone che spostano il capitale come risorsa per diventare una rendita passiva e viceversa, chi ha le capacità e non ha capitale non riesce a trasformarle in qualcosa di redditizio. Quindi bisogna comunicare, bisogna parlare, bisogna entrare in contatto con realtà come quelle che stiamo portando avanti. Bene, grande Mauro, perché hai sfondato la porta di una notizia che vi daremo a brevissimo, però dai, ve la iniziamo a dare. Allora, no, questa porta. No, certo, lo so, però meno male, tu sai poi cosa c'è dietro, che bolle. Quindi tra breve la community MIPAI tornerà ad essere interattiva. Faremo delle serate, una serata al mese, dove ci conosceremo, faremo lo Zoom tutto aperto, dove ci conosceremo dal vivo, in maniera virtuale, e conoscendoci potremo scambiare le idee di quelle che sono le volontà che una persona vuole creare, le volontà di una persona, delle idee che si hanno di creare un determinato futuro. È molto bello, perché semmai potremo mettere in contatto delle persone che hanno la medesima idea in un determinato contesto per creare un progetto, per creare un'idea da sviluppare per loro, cioè due persone che vogliono fare entrambi i massaggiatori olistici, perché no? Perché non mettervi in contatto? Perché non mettere in contatto una community delle persone che vogliono fare qualcosa, oltre che fare degli incontri formativi di alto livello? Quindi vi porteremo degli incontri informativi veramente molto belli, anche nell'ambito del lavoro, delle opportunità, del benessere, della crescita, del miglioramento a livello personale. Quindi nella community riusciremo, ci muoveremo molto. Con Mauro ci vedremo tra pochissimo tempo, perché vi porteremo una nuova metodologia di investimento molto semplice, molto fresca, che dà la possibilità di guadagnare anche quando i mercati scendono, perché si lavora su quei trend. Sapete che quando i mercati finanziari scendono ci sono dei settori che vanno bene comunque, ok? Ad esempio l'anno scorso il fattore energetico, ok? Benissimo, ci sono dei settori che comunque vanno sempre bene. Basta identificare quei due o tre settori durante l'anno che sono in controtendenza, e hai sempre la possibilità di uscire positivamente da ogni contesto. Ne parleremo presto con Mauro, quindi vedete, porteremo delle cose molto molto belle. Bene Mauro, io chiuderei la serata col fatto di, vi metto qua il link a disposizione, ok? Link per accesso al FIC, che è il Financial Innovation Circle, ok? Comunque lo trovate su massimilianocera.it, andate nella sezione corsi e trovate il Financial Innovation Circle. Che cos'è? È un sistema sostanzialmente passivo che abbiamo messo a disposizione, dove diamo ogni mese dei contenuti formativi che potete utilizzare. Un abbonamento che costa quanto un caffè al giorno, ok? Quindi se volete potete abbonarvi, e quindi parte informativa dove imparate a creare la vostra struttura finanziaria da zero, imparate veramente a creare tutto.
Ci sono dei sistemi di investimento, quindi delle operazioni di breve termine che potete fare, quindi degli affari che potete iniziare a fare, quindi degli affari che sono, che vi segnaliamo noi all'interno del canale, ok? Degli affari che potete iniziare a fare anche utilizzando la leva finanziaria, come avete visto, quindi degli affari interessanti che potete fare, e poi c'è la possibilità di allacciarsi all'indice di Max e Mauro, meglio, una possibilità totalmente passiva dove vi allacciate a un indice, quindi a un sostanzialmente un grafico che segue al di sotto, sintetizza le nostre metodologie e le operazioni che fanno Max e Mauro non le fanno loro, ma è un sistema automatizzato che già gestisce Mauro, che fa delle operazioni automatizzate e che vengono sintetizzate in un indice, quindi all'interno di questa possibilità l'abbiamo messo veramente a un costo quanto un caffè al giorno, quindi per noi è veramente poco, ma volevamo dare dei piccoli approcci alle persone per fare in modo che le persone piano piano inizino a creare delle piccole rendite, a capire come funziona e poi possano allargare la mente per arrivare a fare qualcosa di più ampio, qualcosa di più grande, degli affari più grandi come stiamo facendo noi. Noi siamo spostati dai piccoli portafoglietti. Io e Mauro siamo partiti dal piano di accumulazione quando era alcuni anni fa, ok? Poi abbiamo preso, facciamo, perché il piano di accumulazione non lo facciamo in leva? Allora abbiamo fatto l'ETF in leva per l'accumulazione. Poi pian piano abbiamo iniziato, ci siamo spinti molto più avanti sugli investimenti, un attimino più estremi, fino poi a chiudere, cioè a chiudere, ce l'abbiamo ancora, ma a chiudere un po' la mentalità del portafoglino di investimento, ma andare a creare un fondo di investimento. Quindi guardate come la scala parte da... non sapevamo fare niente, il cortettino, il pianettino di accumulazioncino dei risparmi, l'investimento, poi il portafoglio di azioni, che già è un qualcosa di molto più alto, delle aziende, investire in quote di aziende, fino pian piano a creare un'azienda di formazione e poi al fondo di investimento, quindi arrivare a scalare queste cose partendo da delle competenze base che intanto ti aiutano a fare i primi approcci per capire come si crea e poi come pian piano si trasforma e come si inizia a pensare a qualcosa di molto più grande. Ok? Quindi questo è l'input che vogliamo darvi stasera. Bene, mancava, gran bella iniziativa, sì, questo mancava. Allora, vediamo un po' di domande, se ci sono delle domande, vediamo. Romano mi scrive, dove hai scritto il libro Diventa milionario partendo da dipendente? Che riscontri hai avuto? Allora, ho avuto dei riscontri che le persone quando leggono il libro, io ve lo consiglio il libro Diventa milionario partendo da dipendente, anche Mauro arriva da questo libro, tra l'altro, l'ho pescato, è stato l'amo, arrivò dal libro, poi venne a vedere un mio corso che si chiamava Da dipendente a indipendente al tempo, venne a vedere, siamo conosciuti in aula, abbiamo parlato così, ma anche io faccio i mercati, ah figurati, è iniziata così, guarda, pensate da niente, ok? Adesso siamo collaboratori, stiamo creando un fondo di investimento insieme di una portata mastodontica, no? Venuta fuori in una sala dove non ci conoscevamo nemmeno. Il libro ha un potere di conversione molto alto, perché le persone che lo leggono, ti dico Romano, fanno qualcosa, cominciano a fare i primi movimenti, poi certo gli serve dopo di passare uno step. Abbiamo creato una community e adesso la creeremo interattiva in modo da fare in modo che le persone possano iniziare anche a movimentarsi all'interno, perché è molto molto bello. E bene bene, poi il resto, bisogna riconoscere visionari pazzi con i piedi per terra. Bene bene, Vito, grazie. Allora il FIC, la volatilità, allora la volatilità, allora il FIC è una serie di servizi tra cui l'indice, ok? L'indice sapete che è un'onda che segue le operazioni del sottostante, quindi chiaramente sono operazioni che va aggiornate, sono operazioni fatte ogni giorno, per cui sono delle giornate che scende un po', delle giornate che sale, però la tendenza è sempre rialzista, perché insomma l'abbiamo testata da molti anni, per cui chi ha il FIC sa che ogni giorno c'è un'onda, ma chiaramente anche questo va visto in un contesto lungo, perché uno acquista sostanzialmente un indice che segue, ecco Mauro mi sa che ha avuto qualche problema di linea,
segue sostanzialmente tutto e va avanti nel tempo seguendo le operazioni. Quindi l'indice sicuramente ha delle movimentazioni, alla fine l'importante è che l'indice sia sempre orientato ad un rialzo. Una community dove interagire tutti insieme. Sì, Christian, assolutamente. E una volta c'era, poi è diventato un po' un problema gestirla, adesso ci sarà, ecco Mauro che è tornato. Bene, bene, vedo Mauro che questa nostra iniziativa di creare la community interattiva, vedi, guarda, è un'idea molto interessante. Daremo dei contenuti formativi totalmente gratuiti, ma di altissimo livello su come creare tante cose. Vi daremo la possibilità quindi di interagire tra di voi in modo da poter trovare anche delle collaborazioni per dei progetti. Parleremo dei vostri progetti, ci saremo noi e vi metteremo in contatto. Dimmi, chi altro ha dei progetti similari a questo, in modo che possiamo interfacciarci, e poi potete chiederci, benissimo, in base a queste cose qui potete darci una serata informativa, dei contenuti informativi, ci mettiamo totalmente a disposizione e vi faremo delle serate informative inerenti a come strutturare una nuova attività, come strutturarla a livello di marketing. Insomma, noi adesso siamo mossi da piccoli investitori, piccoli dipendenti, siamo passati a uno step superiore, quindi abbiamo creato una società di formazione, abbiamo dei piedi all'estero, stiamo creando un fondo di investimento, quindi siamo spostati sul marketing, sull'imprenditoria. Io personalmente ho aperto una holding mia finanziaria che fa solo investimenti, quindi ho creato anche la parte dell'impresa, quindi abbiamo tanta esperienza, oltre che la protezione patrimoniale, da potervi mettere a disposizione, e ve la mettiamo a disposizione, chiedete e noi vi faremo delle serate informative all'interno della community che vi possono servire a realizzare il vostro progetto, il vostro sogno. Più di questo, che altro dire? Okay. Bene Mauro, intanto Mauri ti ringrazio, come sempre hai portato come sempre un bel punto importante, perché hai portato più che mai la tua esperienza. Solitamente tu sei un tecnico, quindi parli più di mercati applicativi, ok? Quindi stasera hai portato un po' più dalla tua parte esperienziale, emozionale, di quello che hai potuto realizzare nel corso del tempo. Grazie a te Max, e soprattutto grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e ci seguiranno ovviamente nelle prossime puntate, nelle prossime live, perché sicuramente ce ne saranno altre, e quindi bene, ringraziamento va soprattutto a voi. A voi, bene. Mauro, ci diamo subito l'appuntamento alla prossima, perché alla prossima vi diamo un metodo, qua le chiacchiere stanno a zero. Ok, iniziamo subito ad avere dei metodi interessanti per iniziare a movimentare le cose, a capire come fare delle cose interessanti, buone, che funzionano, che portano risultati e che vi danno veramente dei boost in più per iniziare questo grande percorso.